Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Prima di continuare, ci tengo a fare un'importantissima precisazione. Già so che sto aprendo un vespaio gigantesco. Allora, questo video, questa è una cosa veramente importante che ci tengo a sottolineare, questo video non vuole in nessun modo essere un test audio fra questi due strumenti, fra lo Yamaha 275 ed il mio Super Balance Selmer 51.000. Questo video vuole mettere a fuoco un altro aspetto, secondo me anche più importante, cioè quanto conta il sassofonista rispetto al sassofono. Ho registrato questo video con uno Zoom Q4N che ha ripreso sia il video sia l'audio. Ho acceso il registratore e basta. Non c'è nessun tipo di editing, nessun tipo di equalizzazione, niente. Ci sono anche degli erroretti. Allora, che cosa ti sembra? Ti dico le mie impressioni. Ripeto, questo video non è un test fra questi due strumenti. Non sto mettendo questi due strumenti allo stesso livello. Oltretutto sarebbe anche estremamente ingiusto, perché comunque lo Yamaha che ho preso è anche uno Yamaha di quelli da studio, non è uno Yamaha di quelli al top di gamma. Ma la cosa su cui riflettere, secondo me, è un'altra. Cioè, non so se anche tu la pensi così, se vuoi lasciami un commento. È ovvio che i due strumenti sono diversi ed è ovvio che con il mio strumento sento di poter avere una maggiore espressività, sento di poter dare più sfumature, di poter plasmare di più il suono. Se voglio posso avere una potenza sonora anche maggiore e riconosco di più il mio suono. Insomma, ci sono tutta una serie di cose sicuramente che posso controllare meglio rispetto allo Yamaha, però secondo me il punto chiave è che come si potrebbe chiamare, l'impronta, la pasta timbrica di base, forse il termine impronta va bene, il nucleo del suono, l'impronta del suono è comunque quella. Cioè, io sento che in entrambe le registrazioni riconosco che sono sempre io a suonare, mi riconosco nelle mie caratteristiche positive e negative, nei pregi e nei difetti. Quindi, secondo me, conta molto più il sassofonista
dello strumento. Perché? Perché secondo me, arrivato ad un certo punto, dopo anni di studio che tu hai, ecco, questa è la cosa importante, devi avere un concetto sonoro in testa e devi avere l'abilità tecnica per produrlo. Se tu hai questo, secondo me riesci a comandare lo strumento verso quello che è il tuo timbro ideale, verso quello che senti nella testa. Ovviamente, ripeto, ci sono strumenti che magari possono aiutarti di più, strumenti che possono aiutarti di meno, ok. Però secondo me il punto focale è proprio questo. Sei tu che hai le redini del cavallo, diciamo così. Cioè sei tu che comandi lo strumento. E quindi per fare questo devi avere un concetto sonoro e devi avere l'abilità tecnica per produrre quello che io chiamo un suono tecnicamente professionale. Cioè che cosa intendo? Un suono che abbia una buona ricchezza timbrica, che abbia un buon range dinamico, che le note abbiano dei buoni attacchi ed una buona articolazione in tutti i registri, basso, grave, acuto, sovracuto, eccetera. La capacità di poter produrre, di poter modulare il suono, sia intesa come vibrato, sia intesa come controllo dell'articolazione, della dinamica. Insomma, questo intendo, questo è un suono tecnicamente professionale. Se tu sai produrre un suono tecnicamente professionale, lo sai produrre con qualsiasi strumento. Viceversa, se tu non sai produrre un suono tecnicamente professionale, o perché non hai un concetto sonoro chiaro in mente, o perché non hai l'abilità tecnica per poterlo produrre, non sarà uno strumento che costa 4, 5, 6, 10 volte un altro a far sparire queste problematiche così come con la bacchetta magica. Quindi, secondo me, piuttosto che investire molte risorse in strumenti, fascette, imboccature, ance di tutti i tipi, questo puoi farlo, ma secondo me fallo nel momento in cui sei in grado di produrre un suono tecnicamente professionale. All'inizio, dotati di uno strumento che sia buono e di un insegnante che possa aiutarti nel tuo percorso. Ovviamente, certo, se hai la possibilità di comprare un buono o un ottimo strumento addirittura all'inizio per poter studiare e suonare, chiaramente fallo, però non pensare che lo strumento da solo elimini tutte queste problematiche. Se ti è piaciuto questo vlog, ti invito ad iscriverti al mio canale e ci vediamo la prossima settimana. Adesso invece ci saranno le clip più ravvicinate del Super Balanced e dello Yamaha, quindi farò una piccola frasetta con uno, una piccola frasetta con l'altro. Ciao!